Un orologio ticchetta minaccioso sul futuro nerazzurro, con scenari che fanno tremare i tifosi. Guardate tutto il video, nel quale analizzeremo ogni angolo di questa intricata vicenda, che tiene in sospeso non solo il destino di alcuni giocatori chiave, ma l'intero assetto societario dell'Inter. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. È il momento della verità per l'Inter e la sua proprietà. Riuscirà Jung a risollevare le sorti del club? O siamo davanti all'inevitabile cessione? La tempesta perfetta sembra abbattersi sull'Inter, con il club intrappolato in un limbo finanziario e societario, che minaccia di congelare il suo futuro. Al centro della bufera, il debito di Jung con Oaktree, che potrebbe costringere il club a una nuova, dolorosa, cessione di talenti. Lautaro Martinez e Nicolò Barella, pilastri dell'Inter e della Nazionale, si trovano in un'incertezza contrattuale che riflette la crisi a livelli superiori. Il rinnovo dei loro contratti è bloccato, così come quello dell'allenatore Inzaghi, un segnale molto allarmante per i tifosi che vedono in questo stallo non solo una questione economica, ma è il simbolo di una gestione che rischia di far deragliare il progetto sportivo dell'Inter. E sappiamo tutti cosa vorrebbe dire. Su questo aspetto vogliamo sapere il tuo parere. Cosa ne sarà dell'Inter e dei suoi campioni? Riuscirà Jung a trovare la chiave per scongiurare il peggio? Scrivilo nei commenti sotto al video. La scadenza per il pagamento del debito da parte di Jung si avvicina con passi da gigante e il club sembra camminare su un filo sottile tra la continuità e un cambio radicale di proprietà. La ricerca di un nuovo investitore diventa quindi cruciale per evitare che il club cada nelle mani del fondo americano con tutte le incertezze che ciò comporterebbe. In tutto questo, il mercato dell'Inter si trova in uno stato di paralisi, con la necessità di operazioni ingegnose per restare competitivi senza compromettere ulteriormente le finanze del club. Ma si sa, l'Inter probabilmente ha più di qualche amico che potrà garantire l'uscita da questa situazione di fallimento. Ciao e alla prossima notizia!